Ogni giorno di più questo governo dimostra di essere incapace di far ripartire il nostro paese. E mentre noi siamo con il cappello in mano a elemosinare aiuti dall'Europa, c'è chi già corre tra gli altri paesi europei. Parlo della Germania, per esempio. Le misure del governo tedesco funzionano senza aspettare i fondi dell'Unione Europea. A Berlino aumentano le vendite al dettaglio e cresce la produzione. I danni economici causati dal virus sono già dietro le spalle. In Italia, invece, siamo veramente alle comiche e intanto la produzione industriale cala del 21%. Questo governo sa produrre solo tax force e inutili bonus. Per settimane ci hanno detto che l'Italia poteva ripartire puntando sulla transizione ambientale. Ci hanno annoiato parlando del bonus biciclette e monopattini. Poi cosa si scopre? A 2 mesi dal varo del bonus biciclette non si sa chi possa fruirne e manca ancora il portarle dove richiederlo. Un vero e proprio successo, con tanto di litigi tra il Ministero dell'Ambiente e delle Infrastrutture sulla mobilità e allegati da presentare per ottenerlo. Ma non è mica finita qui. Falsa partenza anche per lo sconto vacanze. Il bonus si ottiene esclusivamente online, ma l'app già non funziona. Inoltre, per ora solo 4 alberghi su 100 in media hanno aderito a questa formula. Oltre a essere demenziale, visto che si chiede agli albergatori, imprenditori e turismo di anticipare i soldi in un momento in cui non c'è liquidità, questo bonus ha anche un po' di problemi. Molte richieste inviate risultano infatti subito scadute. Confesercenti attacca dicendo che esclude le fasce più anziane della popolazione e dice anche che la agevolazione ha un valore troppo basso. Per Federalberghi lo strumento è sbagliato sia nell'impostazione generale che nelle modalità di utilizzo. Insomma, un disastro totale. Poi non ci meravigliamo se gli altri volano e noi manco un monopattino non riusciamo a prendere.